Ecco, invece volevo chiedere al dottor Scagliarini qualche dato che riguarda appunto la maternità dell'ospedale maggiore, quante mamme avete assistito, se si è assistito insomma ad un considerevole aumento, diminuzione delle nascite. Facciamo un'analisi anche un po' sociologica e non solo clinica. Volentieri. Beh, per quanto riguarda il punto nascita maternità, nell'arco di questi anni, e parliamo dall'inizio degli anni 2000, si è assistito a un aumento veramente significativo del numero delle assistenze presso la maternità, che è tornato ad essere, riteniamo, il punto nascita di riferimento dei bolognesi, nel senso che è un numero che è praticamente raddoppiato, perché se erano 1600-1700 le assistenze al parto della fine degli anni 90, sono diventate più di 3.000, quindi un impegno Un notevole per gli raddoppio, sì. operatori e per tutti quelli che ruotano attorno all'assistenza. Per quanto riguarda i dati più recenti, ci siamo stabilizzati oltre le 3.000 nascite e questo è un grande impegno, è un grande soddisfazione, perché vediamo che l'utenza è particolarmente legata alla maternità. Esiste ancora purtroppo una quota modesta ma presente, della quale ci facciamo molto dispiaciuti, di donne che si rivolgono al nostro servizio ma alle quali non possiamo garantire l'assistenza per esaurimento dei posti letto. È una percentuale minima, ma a livello metropolitano, con gli altri punti nascita dell'area metropolitana, parlo del Policlinico Sant'Orso e dell'ospedale di Bentivoglio, riusciamo a garantire comunque un'assistenza adeguata a chi si rivolge alle strutture metropolitane. Invece mi è sembrato che proprio nell'ultimo anno c'è stata una lieve diminuzione Sì, delle nascite. Come si spiega questo ma adesso fatto? le interpretazioni le lascio fare a lei, che fa la giornalista e che ha lo strumento per fare valutazioni di questo tipo. A livello metropolitano, per la prima volta nell'arco di una decina di anni, abbiamo assistito a un lieve decremento, a una stabilizzazione, a un lieve decremento del numero delle assistenze al parto che sono verificate in ambito metropolitano nell'ordine delle 400-450. Questo dato forse va correlato con la situazione economica, con le situazioni di crisi che interessa tanti nuclei familiari. Staremo a vedere se il 2011 avrà le stesse connotazioni o se è un dato a sé Quindi, isolato. insomma, in qualche modo la crisi ha influito anche sulla Io credo che saranno, pianificazione certo, familiare. credo che saranno gli anni a venire che ci daranno questa conferma. I demografi prevedevano una condizione di stabilizzazione del numero delle nascite per il 2012-2013. È possibile che questa situazione abbia anticipato i tempi. Vedremo nel 2011 come sarà la situazione e l'andamento. Conferma questo dato anche lei, dottore? Confermo, confermo, effettivamente c'è stata una lieve contrazione, ma alla quale abbiamo assistito comunque a livello anche regionale, quindi questa è una tendenza che abbiamo osservato a tutti i livelli. C'è stata una grande crescita dagli anni 90 fino appunto al 2009, poi quest'anno si è assistito ad una lieve contrazione. Concordo, effettivamente la crisi economica potrebbe, dico solo potrebbe perché non è la nostra professione quella di interpretare questi fenomeni, noi siamo degli osservatori del fenomeno, ma non posso escludere che la crisi economica abbia giocato un ruolo in questo senso. Pianificare in maniera naturalmente positiva, un figlio comporta anche tutta una serie di calcoli che non possono e a volte non riescono proprio a prescindere anche da valutazioni di tipo economico che consentono di poter così, diciamo, pianificare dei bambini essendo ben consapevoli di poter gestire la situazione in maniera tranquilla. Per cui Certo. non è da escludere che effettivamente la crisi possa aver giocato in qualche modo un ruolo. Un problema che forse, dottor Scagliarini, tocca meno gli stranieri, è possibile? Beh, dunque, noi assistiamo nella nostra regione, come in altre regioni in cui la presenza di popolazione migrante è maggiore, al fatto che la fertilità delle donne che vengono da altri paesi sia superiore a quella delle donne italiane, sia per fascia di età che per numero di figli. Allora, se noi in Emilia-Romagna abbiamo una presenza media sul territorio regionale intorno al 10% di donne migranti,
in realtà il numero dell'assistenza ai parti copre circa il 30%, anzi 31% per quello che riguarda la maternità, e in generale il dato regionale conferma questo dato intorno al 31-32%, quindi un dato importante. Noi ci dovremmo abituare giustamente a convivere con nostri concittadini di altra nazionalità, perché essendo nati in Italia sono a tutti gli effetti italiani. Benissimo, abbiamo fatto anche una valutazione, insomma, per quanto possibile sociologica, di analisi demografica, insomma, della nostra città, del nostro territorio. Volevo fare un'altra domanda al dottor Sandri che riguarda invece l'assistenza successiva ad una fase di criticità. Leggevo qui sulla vostra nota che subito dopo, diciamo, il parto prematuro c'è tutto un percorso che si sviluppa successivamente, quindi questo per attivare anche sin da subito un contatto mamma-bambino che è stato, insomma, in qualche modo interrotto bruscamente, non in modo naturale. Certo. Ora devo dire che dal punto di vista della libertà d'accesso al reparto, il reparto è aperto ai genitori 24 ore su 24, quindi la mamma e il papà possono entrare sempre e comunque, fatte salve alcune situazioni del tutto particolari in cui la gestione di un'eventuale emergenza ci impone di chiedere ai genitori di poter rimanere per un periodo, peraltro di solito molto breve, fuori dal reparto per poter gestire tranquillamente queste emergenze. Detto questo, le mamme non appena possono, sulla base delle loro condizioni cliniche dopo il parto, vengono immediatamente in reparto, entrano immediatamente in contatto con il loro bambino in maniera proporzionale evidentemente al livello delle cure che quel bambino ha in quella fase. Poi progressivamente, man mano che la gestazione procede e va avanti, le mamme possono anche rimanere in reparto 24 ore su 24, abbiamo un alloggio per le mamme, abbiamo 4 posti letto in 2 stanze che sono indovate in prossimità del reparto, in realtà fanno parte del reparto, per cui possono stare lì 24 ore su 24 e accudire al loro bambino nella maniera più completa. Sono fisicamente vicini ai loro bambini e naturalmente col supporto del personale assistenziale, infermieristico e col supporto nostro, di personale medico, progressivamente riprendono contatto con il loro bambino in maniera sempre più continuativa, in maniera sempre più ravvicinata man mano che che la gestazione procede, che le condizioni generali del bambino lo consentono. Abbiamo acquisito recentemente, fra l'altro, dei lettini riscaldati che ci consentono, non appena il bambino non ha più necessità di supplementazioni in ossigeno o di altre terapie, di portare fuori i bambini dalle incubatrici ancora prima, mettendoli in una situazione di termoregolazione assolutamente sicura per poter essere ancora prima a contatto con la loro mamma e con i loro genitori. Tra le modalità di contatto attivate c'è, cioè, questa marsupioterapia e ovviamente sì, L'attaccamento, la stimolazione per l'attaccamento al seno. Cos'è la marsupioterapia? La marsupioterapia o kangaroo care, secondo gli autori con Clarkson, quindi assistenza alla modalità del canguro, quindi di fatto la marsupioterapia, consiste in una modalità che prevede il contatto pelle a pelle fra il bambino e la mamma, che qualora reso possibile dalle condizioni del bambino, il bambino viene estratto dall'incubatrice, viene posto sul seno della mamma, fra i seni della mamma, e viene lì tenuto per dei periodi variabili direttamente proporzionali alle buone condizioni del bambino. Questo consente una ripresa di quel contatto che è stato in qualche modo interrotto, per cui il bambino risente il battito cardiaco della mamma, risente l'odore della mamma, ha un contatto molto ravvicinato, ne risente la voce da vicino, eccetera. Questo si ritiene, ci sono studi che dimostrano che effettivamente è così, che sia fondamentale nel riconnettere la mamma e il bambino che, ahimè, avrebbero dovuto essere in un contatto più stretto per un tempo molto più lungo. In realtà questo non si è verificato, si cerca, diciamo così, fra virgolette, di contenere al massimo le conseguenze negative di questo evento. Poi progressivamente si passa anche all'allattamento. Allattamento materno cerchiamo comunque di garantirlo fin dall'inizio facendo tirare il latte alle mamme con le apparecchiature tiralatte, lo conserviamo, lo congeliamo anche per tempi migliori quando all'inizio non riusciamo ad alimentare i bambini che vengono comunque alimentati col sondino. Noi teniamo il latte, che è estremamente prezioso, lo congeliamo e poi lo recuperiamo nel momento in cui diventa necessario.
Ci sono casi anche in cui, acquisito un buon peso, il bambino può anche essere attaccato al seno. Ci sono casi di neonati anche gravemente prematuri che, giunti a un certo punto del loro percorso, possono essere anche attaccati al seno. Beh, sono un'ottima notizia, soprattutto insomma, delle terapie che per fortuna funzionano. Torniamo un attimo indietro, insomma, abbiamo ancora qualche minuto a disposizione con il dottor Scagliarini per vedere insieme qual è un percorso nascita che voi assicurate alle mamme che si rivolgono ai consultori oppure insomma, direttamente all'ospedale maggiore. Quali sono i controlli che si devono fare una volta che insomma, si è appurato il fatto che insomma, si sta aspettando un bambino? Una puntualizzazione su questo che viene definito percorso nascita e che è un programma regionale al quale le diverse aziende sanitarie sono tenute ad aderire in un ambito di temporale che va valutato in relazione alle risorse che sono a loro disposizione. Quindi non è qualcosa che sia di iniziativa dell'azienda metropolitana o dell'azienda ASL di Bologna, ma segue indicazioni che ci vengono dalla regione. L'azienda ASL di Bologna è particolarmente sollecita nel identificare la possibilità di presa in carico delle donne che si rivolgono ai servizi pubblici, siano essi servizi consultoriali o siano essi ambulatori divisionali delle unità operative, quindi dei reparti di ostetricia e ginecologia, alle quali possa essere garantito un percorso facilitato in termini sia di prescrizione di esami di laboratorio, sia di esecuzione di indagini ecografiche, sia di esecuzione di indagini prenatali non invasive, la valutazione cioè del rischio che ha una coppia di generare un bambino con un'alterazione cromosomica più frequente e anche estremamente invalidante, come può essere la trisomia 21 o il mongolismo. Questo è quello che è nei progetti e quello che dovrebbe partire nei prossimi mesi, perché tutto ha coinvolto una stretta collaborazione fra i servizi territoriali, quindi il Dipartimento Cure Primarie, quindi i servizi dei consultori, e le unità ospedaliere, che sono l'unità ospedaliera dell'Ospedale Maggiore, di Bentivoglio, del Policlinico Sant'Orsola e dell'Ospedale di Porretta. Ecco, quali sono le tappe principali del percorso nascita? Ma in primo luogo la presa in carico il prima possibile nell'arco del primo trimestre di gravidanza, attraverso la quale, una volta identificata l'epoca di gestazione e accertato lo stato di gravidanza, venga garantita l'esecuzione della prima ecografia, che tenderebbe a essere fatta coincidere con l'esecuzione del test combinato B-test, che è un'esecuzione di un'ecografia. Già dalla prima ecografia, quindi. La prima ecografia che a questo punto viene fatta coincidere con l'ecografia che si fa alla fine del primo trimestre per effettuare la valutazione della traslucenza nucale, parametro importante per valutare il rischio relativo di alterazioni cromosomiche. E l'eventuale accertamento di questo fatto consente di accedere a indagini invasive che a questo punto siano mirate, e quindi riducendo il rischio di interruzioni della gravidanza legate all'invasività della procedura. Quindi poi dopo invece si procede con l'ecografia del secondo trimestre. Del secondo trimestre, o gli accertamenti che debbano essere effettuati nelle situazioni in cui è accertata un'alterazione del B-test, sia necessario documentare la prosecuzione della gravidanza, qualora non siano documentati poi problematiche invece relative a alterazioni cromosomiche, attraverso l'indagine invasiva, perché sono gravidanze che vanno seguite con maggiore attenzione per escludere possibili altre alterazioni che si possono sviluppare. Quindi, sostanzialmente, prenotazione di esami di laboratorio, prenotazione dell'ecografia, percorso quindi accompagnato già con un pacchetto che consenta di ridurre al minimo la dispersione, la perdita di tempo e il dovere peregrinare da servizio per riuscire a garantire le prestazioni di assistenza. Certo, e quindi gli esami, diciamo, per accertare che non vi siano alterazioni cromosomiche sono sempre l'amniocentesi, che è quella forse più sicura, oppure ci sono altre accertamenti? Allora, nel momento in cui attraverso le indagini prenatali non invasive, come il test combinato, si risultasse la positività del test, allora l'accesso sarebbe quello di una diagnosi come la villocentesi, che consente in epoca più precoce, a parità di pericolosità rispetto all'amniocentesi, di accertare, o ci auguriamo di escludere, la presenza di questa alterazione. Quindi sì. Benissimo, direi che se non vuole aggiungere altro, dottor Sandri, noi siamo pronti. Stiamo lavorando tutti per far sì che il percorso nascita si concretizzi in tempi non lunghi, perché effettivamente questo aspetto di garanzia delle cure nei confronti della nostra popolazione è un aspetto al quale
questa azienda e questa regione tengono molto. Quindi sono tantissime le mamme che si rivolgono appunto all'ospedale, sono già a conoscenza di questo percorso oppure ancora no? Cioè, diciamo, sono abbastanza informate su quello che bisogna fare? Il percorso coinvolge anche il territorio, quindi anche le strutture del territorio, i consultori che lavorano a questo punto in sintonia con le strutture ospedaliere per poter garantire tutti i vari passaggi di questo percorso. Obiettivo sicuramente ambizioso, ma che dal quale ci aspettiamo molto. Poi, se vuoi aggiungere ancora qualcosa tu. Ma volentieri, nel senso che questo è un progetto in avanzata fase di definizione, non ci sono ancora delle date precise, ma riteniamo che nei prossimi mesi sia possibile garantire questo tipo di percorso. C'è un limite, diciamo, di accoglienza? La taratura che è stata fatta dei servizi è di quel 40% di utenti che si rivolge alle strutture pubbliche, quindi in base alla natalità degli ultimi anni, nati a Bologna complessivamente circa 8.000, Bologna inteso come territorio metropolitano, poco più di 8.000 nascite, per cui un 40%, facciamo fretta a fare i conti, insomma intorno alle 3.500-4.000 potenziali utenti. Quindi un ottimo risultato, insomma, se venisse aspettiamo raggiunto. Da acquisire. L'obiettivo è quello di garantire tutto questo, ci sarà una fase naturalmente di adeguamento, però ecco, è un impegno ambizioso che ci trova tutti particolarmente impegnati. Benissimo, noi cercheremo di continuare a seguirlo, quindi nella fase di attivazione, nella fase di assestamento, vedremo insomma se si riuscirà a coprire tutti gli obiettivi che insomma vi eravate posti. Noi siamo giunti al termine del nostro approfondimento, del nostro All News. Ringrazio ancora una volta i nostri ospiti, il dottor Giorgio Scagliarini e il dottor Fabrizio Sandri. Grazie per essere stati con noi. Noi diamo a questo punto spazio alla pubblicità, dopodiché rientreremo in studio per collegarci con le nostre redazioni di Modena e Reggio Emilia per gli ultimi aggiornamenti. Grazie, a fra poco, restate con noi.